della libertà, più ci Tanto siamo. la faccio. Buongiorno e bentrovate, benvenute e ben ritrovate. Sono Roberta De Marchi di Steam Italia e anche oggi siamo qui con un piccolo tutorial per farvi compagnia per un'oretta e qualche cosa, quattro chiacchiere, 4.000 chiacchiere. Stiamo trasmettendo da Milano e sono qui con i miei amici. Silvio, Anna. E dalla Spagna c'è Paola che traduce dallo spagnolo, dall'italiano allo spagnolo per tutte le signore di lingua, signore e signori di lingua ispanica. Ma benvenute! Ma avete visto? Aspetta che mi metto proprio al centro, così mi sento proprio come la statua delle. Vas! Così sembro un Teletubbies, però ho anche i cosi che mi escono dalle orecchie. Quello blu, sì. Va bene, mi sposto perché devo sempre essere decentrata. Volevo farvi vedere il lavoro di ieri, adesso vi spiego due cose del lavoro di ieri, finito. Ho cucito fino a notte fonda e anche questa mattina ci ho dato dentro. Perché ho dovuto smontare due pezzettini di quelli che avevo fatto ieri. Ma vi piace, a parte questo che è il fondo di quello dell'altro giorno, ma va che carino che è venuto. Esther dice: "Oh, che guapo è il blocco di ayer." L'ho Esatto. detto giusto? Sì. Che carino il blocco di ieri. Anch'io traduco sempre al signor Silvio dallo spagnolo all'italiano. La sera lui dice sempre: "Ma questa signora mi ha scritto, ma non capisco che cosa, non si può tradurre Instagram, no? Instagram non traduce niente." Non Ah, traduce. allora io traduco per il signor Silvio. Buono. Spagnolo, inglese, francese, tutte le lingue. Poliglotta, Male bravo. tutte, ma tutte riesco a. Allora, ieri vi avevo fatto vedere questa stellina montata. Ovviamente per fare un blocco così grande, ieri vi avevo spiegato la tecnica, ma per fare un blocco così grande non posso prima montare la stella e poi tutti gli altri pezzi. Ovviamente. Questo blocco è fatto in quattro parti. Quindi ho fatto i miei quadratini che servivano per fare la stella, ma non li ho cuciti come vi ho fatto vedere ieri, li ho tenuti da parte. Lo stesso quadratino mi serve per fare l'angolo, perché nel caso volessi fare un quilt, questo è un'altra stellina e così vengono tante stelline. Vi ricordate il blocchetto di ieri che vi avevo fatto vedere? Li ho messi tutti in fila, uno grande e due piccoli. Specchiati. La tecnica per fare questi, invece, è la medesima della stella, uguale la striscia lunga con il quadratino. E poi la striscetta più corta, sempre con il quadratino sopra e la diagonale. Poi qui ne abbiamo messa un'altra, naturalmente, per fare la punta. Sembra un po' un peony quilt, il disegno della peonia, quello americano dei quilt. E abbiamo fatto questa parte qui. Di solito qui parte il gambo, perché magari è un bocciolo, e diventa il fiore della peonia nei quilt americani del 1850 circa. Wow, 1850. Yes! E questo comunque voi riproducete questo blocco per 4 e vi viene il blocco centrale. Poi in base alla misura del quilt che volete andare a realizzare lo moltiplicate. Io poi a questo monterò un bordo e farò una tovaglina. In realtà non sono portata per i lavori tanto piccoli, io sono sempre per i quilt matrimoniali. Però per mancanza di tempo andrò a fare un lavoro così, quindi un bordo normale e andrò a montarlo in questo modo e lo trapunterò. Molto bello. Sì, un centrotavola, un table topper. Poi c'è la misura quadrata un po' più grande che è 58 63 pollici oppure la misura queen o la misura king. Queen, scusatemi, e King. Ballo. Quindi lo fate anche voi questo? Credo di sì, perché da ieri a oggi abbiamo già venduto un tir di cartamodelli, non so quanti ne sono rimasti ad oggi. Quindi, ora lo metto via, perché tutti i giorni vi tengo qui davanti tutti i lavorini che ho fatto, bipiti, questi, devo fare gli appliqué della home spoon, insomma, ho un po' di lavoretti da fare. Per finire. Questo intanto è finito, manca il bordo e poi finito. Anche i kit della casettina ne abbiamo venduti un sacco, un altro anche questa mattina, tutti i giorni.
Sono molto molto contenta. Non so quante squadrette abbiamo avuto vendute Twist perché tanti ce l'avevano di già, però si sono rinfrescati. Allora, oggi no. Questa settimana, il venerdì, non faremo i video, quindi non ci sarà la diretta in libreria, quattro chiacchiere in libreria, perché Anna giovedì va a casa della sua mamma, quindi giovedì faremo lo stesso la diretta, saremo io e il signor Silvio e poi Claudio che ci assiste per i link. Io intanto vi presento un libro molto carino, ve l'ho già presentato l'anno scorso quando vi ho presentato questa artista che è Editha Sitar, Laundry Basket, Laundry Basket si dice, è un libro dedicato ai cuscini, ce ne sono tantissimi in appliqué e tantissimi a disegni geometrici, quindi quilt tradizionale o modern. Ora non vi facevo vedere quelli in appliqué perché sono easy, ve li potete fare a casa voi da sole, anche se sono molto accattivanti come disegno. Guardate che carino questo anche per una camera di una ragazza. E poi ci sono anche quelli autunnali con la zucca, ci sono quelli semplici con i bolli, gli esagoni che formano il giardino della nonna, fuori. Mi è piaciuto subito questo libro, l'ho visto a colpo d'occhio. Guardate che carino questo cuore. Sono tutti molto belli in realtà, sia i geometrici che quelli fatti in appliqué. E anche Molto le belli. lettere dell'alfabeto potete fare, sempre con la tecnica quilt qui ci sono tutti i cuscini. E poi con le lettere potete scrivere quello che volete. Potete farvi anche un pannello grande con una scritta. Bello. Il cuscino che andiamo a fare oggi è questo qua. Io Eccolo. naturalmente vi faccio vedere una mattonellina per insegnarvi la tecnica. Dopo voi a casa ve ne fate quante ne volete e vi montate il vostro cuscino oppure un quiltino da bambini o una tovaglietta o ne mettete sei e fate una tovaglina americana, insomma, C'è una dimmi. persona nuova. Luisa, del cucito di Luisa. Ciao, benvenuta. Oggi dicevamo, ma chi si chiama Luisa nei nostri tempi? Perché la Mia sua, a sorella! parte sua sorella, non è un nome contemporaneo. Delle mie coetanee, pur essendo io grande, non c'erano già più delle Luise. Invece adesso ne abbiamo trovata una. Meno male, perché ne abbiamo pochissime. Anche tra le nostre clienti non abbiamo tante Luise. Allora, partiamo con la realizzazione di questo blocchetto per fare questo cuscino. Molto molto semplice, ma sapete che devo stare dentro in un certo orario. Prima di partire volevo chiedervi una cosa, se è una buona idea oppure no. Siccome io faccio un sacco di scarto, vedete? Conoscevi una Luisa? Bonamin. Chi è Luisa Bonamin? Momento di Il vuoto. negozio di Torino dove la figlia ti ha Ah, fatto sì, il Bouton d'Oro. Le Bouton d'Or si chiamava. Bravo. E poi veramente conosco anche Maria Luisa Comanda. Ma sono grandi. Io parlavo di persone giovani con il nome Luisa. Loro sono più La grandi nostra di Luisa del cucito di Luisa ha 50 anni. me. Quindi è una mia coetanea. Allora, quando faccio i quilt così o anche questo, si scartano un sacco di cose, tipo cataste di triangolini, vedete? Oppure, quando rifilo il tessuto come quello di oggi, io rifilo sempre con abbondanza perché magari rifilo dalla pezza e mi avanzano queste cose. Allora, secondo voi è una cosa buona che io faccia dei sacchettini con tutti gli avanzi e che li butti dentro negli ordini quando evadiamo gli ordini? O è una fuffa e la butto via direttamente? Perché ne facciamo tanta? E a me dispiace buttare via tantissimi di questi triangolini, vedete? Perché sono precisi. Volendo uno se li può anche cucire oppure li può usare per l'appliqué, oppure questo proprio sempre per l'appliqué in miniatura. Ne faccio veramente una catasta di questa roba. Se mi dite che è una buona idea, io la metto dentro, poi chi becca la fuffa non si lamenti con me perché gli faccio vedere il video. Oppure se invece è spazzatura, la butto via e non si fa l'appliqué. Voi ditemi Ma e io lo faccio. problema è che chi vede il video forse li vuole, abbiamo un esempio, ma ci sono tante persone che fanno gli ordini, noi mettiamo all'interno e lo ricevono, non hanno mai visto il video, dice ma cos'è questa roba? E allora buttano via.
Dobbiamo risolvere un problema di comunicazione. Facciamo un po' di pacchetti. E li mettiamo all'asta. Comunque no. Piace. Simbolicamente, piace. Metti simbolicamente mettere un valore. La fettina. Metti simbolicamente un valore in modo che uno li prenda. Un euro, 50 centesimi. Sì, sì, sì. Così uno si mette pacchetto fuffa. Ok, 50 centesimi al sacco. Così almeno la prende chi la vuole e non la buttiamo via, perché mi dispiace buttare via. Guardate che pezzi ci sono dentro. Io poi veramente non li utilizzo perché ballano in giro di qui e di là. Abbiamo già delle scatole piene con queste cose. No, è una bella idea per, diciamo, dare un secondo uso, ecco. Sì. Dicono che si possono fare dei triangolini, piccole cose come puntaspilli. E le fate voi a casa vostra, potete fare tutto quello che volete. Quindi mettili negli ordini. Li metto negli ordini, non li metto in vendita, vedi? Ma sì. E scrivo, le signore dei video tutorial hanno consigliato di mettere questo sacchetto dentro negli ordini. Claudio, prepara il bigliettino. Scraps, bisogna che glielo dici anche su Instagram, così che tutti sanno. Che si beccano un bel sacchettino di fuffa. Fuffa colorata. E comunque riciclo. Assolutamente sì. E comunque bisogna diventare più green, più attenti, quindi questa cosa può essere veramente utile. No, si butta via niente. Cioè, ad esempio, siccome non ne ho abbastanza, a me farebbe piacere ricevere da qualche mio fornitore tutti i fondi di magazzino, anche le cose difettose. Quando stampano il tessuto, magari lo stampano male, al posto di buttarlo via, ce ne potrebbero regalare qualche metro. Non capita mai. Direi che no. Ma mai. Volevo aggiornarvi sui merli. Allora, il merlo nella gabbia ieri sera l'abbiamo ricongiunto alla sua famiglia. C'era la mamma, la sorella. La mamma, il papà e un merlo grosso così ciccione che continuavano a imbeccare di cibo. Ci avevano avuto un da fare ieri la mamma e il papà merlo. Allora, stamattina abbiamo detto, vabbè, il nostro piccolino che era quello più sfigato, diciamo così, secondo noi non ce l'ha fatta, ma chissà quell'altro. E abbiamo trovati morti tutti e due. Ma secondo me ieri è sceso nel cortile condominiale qualche altro animale, perché a un certo punto, ieri prima serata, tardissimo pomeriggio, abbiamo sentito la mamma e il papà che urlavano come dei disperati, ma Wish era rinchiuso qua dentro, non l'abbiamo fatto uscire tutto il giorno, in castigo, chiuso dentro. A un certo punto volevo comprargli un guinzaglio qui al negozio di animali e legarlo a una gambina del tavolo, perché era un disperato. Ha cercato di saltare fuori dalla finestra e suicidarsi giù dal pian terreno. Ma noi, anzi loro due, l'hanno preso al volo. Una chiudeva la finestra e l'altra tirava il gatto. Quindi, Wish, l'hai preso tu. L'ho acchiappato. Brava. Beh, quindi non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta i poveri merli. Adesso, tutta mattina la mamma e papà non si sono visti. Adesso quando siamo usciti e siamo tornati erano ancora lì che volavano. Che triste. Non sopporto di vedere gli animaletti che muoiono. Le persone non è che mi interessa tanto, perché le persone comunque non sono tutte buone, ma gli animaletti veramente sono creature innocenti. Mettiamo la musica. Mettiamo la musica, io posso cantare se volete. I dinosauri erano anche i dinosauri alla loro epoca erano creature innocenti, si mangiavano tra di loro. Come direbbe la nostra Anna, la natura ha fatto il suo corso. Ma certo. Signor, guarda giù. Francesca, ti chiede, Roberta, sì, perché non fai un tutorial ricicloso? L'abbiamo fatto l'anno scorso. E sempre Anna prima ci ha detto. Oh, ma quante cose avete fatto in tutti questi anni? Perché le vengono sempre delle idee brillanti, noi abbiamo già fatta. Facciamo il pesce d'aprile. Abbiamo già fatto. Questo è bellissimo, volevo dirvi. Sì. Lo tengo proprio con tanto amore, ce l'ho sempre qui sulla mia mensolina. Adesso è momento pesce d'aprile, l'ho ritirato fuori e ve lo faccio vedere perché è un regalo di una cliente. A proposito di regali di una cliente, come al solito vorrei ringraziare. Avevo già preparato un sacco di pacchetti regalo da mandare via ad alcuni clienti. Non sono ancora andati via che già mi sono arrivati i loro regali. Ho urlato come un'aquila questa mattina.
ringrazio come sempre Anna Gugliotta che mi regala una cosa bellissima e buonissima da mangiare. E grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Sono molto, molto sempre felice io. Perché non sono un influencer, quindi non mi regala mai niente nessuno. Ma quando mi arrivano i pacchettini, io sono sempre super felice. Mm-hmm. Ma voi la sentite la musica? No, perché io ho questo dubbio ancora. Ma loro non è che la devono sentire. Siamo noi che la dobbiamo sentire quando c'è il momento di pausa, così non c'è. Allora, proprio... cosa la metto a fare adesso? Stai parlando? Ma io la sento. Comunque, devo trovare una musica adatta. Allora, la maggior parte delle nostre care amiche è d'accordo con il sacchettino di ritagli, okay, che possono usare come vogliono. C'è chi fa appliqué lo può usare per quello, chi non fa appliqué lo può usare per qualcos'altro, non lo so. Lo mette nei cassetti, gli mette il profumo e può qualcuno fare... Qualcuno dice, io ho già tanta fuffa di mio, forse non me ne faccio niente, vabbè, allora... Il problema è proprio quello. E chi, come facciamo a saperlo? Esattamente. Perciò dicevo, una cosa simbolica... mette all'interno, anche se vale poco. Aspetta, c'era un suggerimento prima, perché adesso sono arrivati. Quello che può nascere che... Fai un ordine e nelle note scrivi, ok, fuffa, no, scrivo, ok, pezzetti di ritaglio, dice Sonia, così sappiamo a chi inserire un sacchettino di ritagli e di fuffa, no. Esatto, sì, hai sentito Claudio? Cioè, lo scrivono nelle note. Ah, lo scrivono loro. Se lo scrivono loro, viste le nostre note che nessuno le legge mai, è meglio che facciamo un flag. Vuoi un sacchettino di fuffa di tessuto, proprio scritto così? Pensa a quelli che si collegano al nostro sito per la prima volta e fanno un ordine e sotto c'è scritto. Vuoi un sacchettino di fuffa di tessuto? E questi dicono, ma su che sito sono capitata qua? Ma questi sono poi di fatto sempre. No, vabbè, qualcuno magari lo vogliono veramente, tanto è gratis, cioè, cosa che... Le... Te lo regalo, facci tu quello che vuoi. No? Sì, sì. E si dimenticano pure loro, sono come te le nostre clienti, non si ricordano niente. Dopo devo andare anche a casa loro sul libro a cancellargli le cose che devono fare, la to-do list. La sastava? Loro plegano se lo vogliono. Studiamo non che lo cancellano, perché poi non lo cancellano perché si dimenticano, noi diamo la fuffa a chi non la vuole e dopo loro la buttano via. Non è bello, secondo me. F, io intanto sto tagliando tutti i miei pezzi perché per finire questo, ovviamente, ho finito questo. F, il recupero della fuffa ecologico e solidale. Bravissimi. Brava Liliana, no, certo, è vero. Signor Silvio mi guarda sempre con questa faccia, il recupero della fuffa non l'ha convinto. No, no, non è molto. No, 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 no. Dobbiamo trovare un metodo che non ci incasina. No. Neanche. Sì, sì. Confusione, misunderstanding. Okay. In automatico mandarlo. Okay. Che già dalla settimana prossima ci sono due grandissime novità. No, gliel'abbiamo neanche detto ad Anna. È una roba... Ho studiato ieri sera. Siccome mi avete detto che il periodo proseguirà fino alla fine di aprile, se tutto va bene, e allora abbiamo pensato di agevolare alcune cose, delle agevolazioni. E quindi settimana prossima, dopo Pasqua, studieremo bene e poi vi diremo. Quindi restate connessi con noi perché abbiamo un sacchissimo di cose da dirvi. Cosa vuol dire delle agevolazioni? Dopo te lo dico in segreto. Cosa? Agevolazioni fiscali? Cosa sono? Quelle servirebbero a noi delle agevolazioni fiscali. Oh. A proposito, tra di noi non c'è un fiscalista, ma un commercialista, perché avrei bisogno di un consiglio da un commercialista, che non è il mio commercialista. Perché? Perché è meglio sempre avere un secondo parere. Sì, ho bisogno di un secondo parere. Devo fare una domanda. Ah, qualcuno desidera il sacchettino della fuffa con la fuffa giapponese. Allora, fuffa e fuffa, io alla fine della giornata raccolgo e il giorno dopo diventa un sacchettino. Se ho tagliato giapponese, c'è giapponese, se ho tagliato... Però, guardate che bellissima che è questa stoffa che non ci sarà naturalmente nel negozio online, perché la Thelma si era ripromessa di fare tutti gli scaffali del tessuto da caricare. Un po' di inventario. Se non fa neanche le bamboline.
Buongiorno Telmelisa, hai fatto le bamboline che dobbiamo montare questo progetto perché arriva l'anno prossimo e io non ho ancora iniziato a montarlo. Avete visto che tutte le mattine le diamo il buongiorno su Instagram? Dateglielo anche voi, tutte le mattine le mandate un messaggio. Telmelisa, vergognati così! Bene, vado avanti. Sì Elisa, il pezzo che è dietro a Roberta è quello di ieri. È lo chantilly, un blocco. Un blocco chantilly. Chantilly. Allora, intanto inizio a leggere perché non le ho neanche lette le istruzioni. Abbiamo detto, ah, che carino questo libro, non l'abbiamo mai fatto una cosa con i cuscini. E anche presentargli un libro con dei cuscini, che a volte cercare un'idea per fare un cuscino non è sempre semplice. Questo è solo dedicato ai cuscini, di tutti i gusti e di tutti i generi. È entrato qualcuno dal cancello. Potete farne una pelle, praticamente. Ora vado avanti. Vai. Mi dice, taglia il tessuto B. No, ho tagliato il tessuto B ancora. No, non hai tagliato il tessuto B? No, io devo tagliare il tessuto F. C'è un cartamodello del 9 patch che hai dietro? Un modello? Cosa c'è del disappearing 9 patch? Del disappearing 9 patch c'è una lezione dello scorso anno, se scorrete nella galleria, c'è proprio disappearing 9 patch. Se vi collegate, andate a vedere, c'è il link per scaricare il cartamodello gratuito. Ah, ecco. No, perché non lo trovavo nel sito, una nostra amica, cioè Rosa, ha chiesto e io non lo trovavo. Gigliola, Anna, perché non ti fai vedere? Perché devo stare al computer io? Non posso farmi vedere. Manco la Thelma la vedevate. Ma Anna si è fatta vedere una volta, eh? Sì, all'inizio. Abbiamo fatto la presentazione. E mi è bastato. Al... marito di Elisa Togni, è commercialista. Ecco. Ah, ok Elisa, allora dopo ti chiedo una cosa, hai ragione, quest'estate ce l'aveva detto. E quindi se hai bisogno chiamami, dice Elisa. Sì, dopo ti chiamo perché ti devo chiedere una cosa, dopodiché vado a picchiare il commercialista, anzi istigo Silvio, cioè istigare Silvio e Claudio è come istigare il panda, capito? Il peluche. Vanno lì? Esatto, si attaccano così al commercialista, al bambù. Cioè, quando... Allora, la scena. Silvio, ah, alle 4 devo andare dal commercialista. Allora, quando vai dal commercialista gli devi dire... Va là, torna. Secondo voi gliel'ha detto quello che gli ho detto? Torna, così anche con l'avvocato succede. Gli hai detto così, 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 così? Risposta. Non dice, oh... sono dimenticato. Allora, se c'è qualche cosa da dire, allora potevi andare tu a dirglielo, eh? Ma te l'ho detto a te, se no andavo io, ma siccome già ci andavi tu... Ma non vai mai? Non vado mai perché sono cose che a me non mi piace fare. E allora? Ma tu vai e quando vai gli dici quello che ti devo... che io ti dico. No, oh, ieri non vi ho detto che sono caduta per le scale qui, mi sono fatto un male. Sei scivolata? Sì, c'ho tutto un bozzo. Ho battuto il braccio sullo spigolo della scala. Potevo rompermelo. Fortuna no, ieri mattina quando andavo a fotografare la mattonella per l'Anna. Quindi è colpa dell'Anna praticamente. No, non sono io a guidare le tue gambe. Un volo per le scale. Che botta, un male cane. Vabbè, andiamo avanti. Erano quattro chiacchiere queste proprio, eh. Comunque mi dicono dalle retrovie che Thelma ha iniziato la mattonella. Sì, un anno fa l'ha iniziata. Che è lunga, prima le mancava il fondo, dice, poi le mancava il righello, Esther. Poi la fotocopia. Esther si dice? Esther. Eh no, perché mi ha corretto Paola, mi ha detto che bisogna mettere l'accento come alla sul fine. Friuli. E Friuli? No! Come in napoletano, Esther. Esther, si dice così? Non riesci a litigare tu, non riesci a litigare Silvio. Ci sono 800. Il gatto va sulla tastiera del computer di Claudio. Dai, Katie, scendi. Dai, scendi, Katie, su, scendi. Io la minaccio con i fogli. Dai, Katie, scendi. Secondo voi, Katie con la zampa? Non mi muovo di qui! Da lontano si sente. Katie! Da lontano si sente, io dall'altra stanza. Katie! Katie? No, non mi devo neanche alzare dalla sedia. Invece Claudio sta lì davanti, dai, Katie. Scendi. Sì, l'ho detto giusto, Esther. Dai, Katie, scendi, Katie, scendi. Pazienza che ci vuole nella vita.
torniamo a noi, perché mi sono persa nel frattempo. Ho tagliato F, dov'è qua? Ah, ho tagliato tutte. Allora, io adesso devo concentrarmi nel taglio. Sì, ma non ti preoccupare, noi parliamo con le nostre amiche. Ape Maya. Ciao Roberto, sei fantastica, grazie per i tuoi video tutorial. Ciao Ape Maya. Ma sei nuova? No, non ti ho ancora mai sentito. Tu l'hai sentita? Sì, guardate adesso qui. Mi fate parlare anche a me, voi due, oggi. Era lei che parlava, Ape Maya. Roberta ringrazia. Annata ha fatto tutto un discorso prima. Pensavamo che fosse timida e abbiamo detto, la Thelma parlava troppo. È stato un attimo. È stato un attimo. Dai, non dire così. Io cerco di fare... Adesso dovrei... Voi parlate tra di voi. Io intanto cerco di leggere le misure. Ma hai sentito Ape Maya? Può darsi che siamo... Non l'ho mai vista. Non l'ho mai sentita, Ape Maya. Sarà nuova. Sarà TV, nuova. Sì. Ape Maya l'abbiamo vista. Sì. Vabbè. Questa non ti è venuta tanto bene, signor Silvio. Impegnati. La prossima la voglio a bomba, come le tue solite. Se no ti facciamo cantare, Non c'è problema. Allora, secondo le indiscrezioni del web, secondo me le nostre amiche sanno più di noi. Thelma Elisa ha detto che ci provava oggi a farla, la mattonella. E io credo... Come si dice in portoghese Pinocchio? Oppure a Roma si dice, sembri vero, no? Come le monete del Monopoli, uguali. Ma Monopoli non ha le banconote. È uguale. Non ha le monete. Sembri vero come i soldi del Monopoli. Va bene. Dai, io invece ci credo che Thelma Elisa la fa oggi. Dai. Vuole stupirci con degli effetti speciali, Thelma Elisa. Dai, che devi tagliare. Allora, oggi tagliamo F. Lunga. Sì, oggi diventa lunghissima perché sto concentrata. Guardate, ho gli occhiali in pandan con la stoffettina. Allora, innanzitutto vado a tagliare a metà i miei quadratini, che sono quelli del... Questa rotellina non mi piace perché ho cambiato la lama, voglio questa qua. Si dice Pinocchio. Si dice Pinocchio, è uguale, la Thelma Elisa. È un sinonimo. Quando vi dico che assomiglia a mia mamma, e dico sempre, meno male che lei non fa i maglioni a Leonardo, perché sennò li inizia adesso e gli van bene... E... li finisce quando Leonardo va a militare, perché la Thelma, vi ho detto che è la persona più buona del mondo, però c'è sempre un però per tutti, non si può essere perfetti perché la perfezione è solo del Signore, ho capito. Allora Roberta, sai che trovare cosa il Signore. Trovare il Signore, esatto. Sai Roberta che cosa dobbiamo far fare? Questo Thelma, no, ma no, dobbiamo fare questo fallo. Ah, ok. Ne fa mezzo e poi non torna più. E quindi inizia un lavoro, poi ne inizia due, poi ne inizia mille, poi ne inizia... Noi gli diciamo sempre di sì, lei è contenta. Va bene, andiamo avanti. Allora, questo l'abbiamo tagliato, che è la lettera F. Adesso devo tagliare la lettera A. Possiamo rivedere che tipo di cuscino sta facendo? Perché dicono che prima si è visto poco. Che non c'è la foto di questo cuscino. Non c'è la foto grande. Non c'è la foto grande, esatto. Piccola. Adesso te lo facciamo vedere, Marinella. Siccome è un blocco carino e anche per fare questo blocco ci sono due tecniche differenti, allora vi faccio vedere. Oh, manco mezza foto. Perché tra tutti ho cercato quello. Eccolo qua. Il signor Silvio adesso ingrandisce. Guardate i colori, che io lo sto facendo panna, fiorellini, azzurrino. Questo color zucca in questa stagione non mi piace tanto. C'è un azzurro. C'è un turchesino dentro. Io difatti lo farò tutto panna e azzurro. E dove c'è l'azzurro io metto un quadratino rosso. Oh, carino, eh? Sì. Allora, adesso sono arrivata alla lettera A. Un attimo. Lettera A. Perché i quadrati sono uguali ma si alternano. Quindi, dove adesso fuori è azzurro, il prossimo quadrato fuori sarà azzurro e dentro panna. Bene, mettiamo un po' di musica. Ah,
faccio anche PJ. Allora, per le principianti, anche questo è un lavorettino basic, quindi ce la potete fare tranquillissimamente a farlo. Non preoccupatevi. Per qua non mi ricordo chi, se Ossicina è un nome che mi piace tantissimo. Se lei o qualcun altro ieri di principianti mi avevano chiesto se questo lavoro era adatto a chi aveva fatto il corso base, ma Ossicina no, perché non aveva fatto il corso base con noi. Allora, l'unica difficoltà che ho riscontrato per raccontarvela è quando andate a attaccare i blocchi assieme, che queste punte devono venire abbastanza precise. Signor Silvio, non inquadrare da vicino perché non sono tanto precise, però l'unica cosa sono queste qui, che però anche se sono spostate di un millimetro non lo vede nessuno, va benissimo lo stesso. L'importante è la macchia di colore, che secondo me è... Il signor Silvio fa lo scemo ultimamente. No, è stupendo. Stupefacente. Elisa, lo fai con i colori speculari al contrario? Esattamente. Cuscino. Sì, sì. Ti stai usando il tuo, a parte quello azzurro che forse non ha... Quello azzurro è un tessuto americano, gli altri due sono dei tessuti giapponesi, però stampati, che sono appena arrivati. E siccome è una nuova azienda che abbiamo preso questa, non conoscevamo la qualità del tessuto, allora abbiamo detto proviamo a prendere due o tre pezze per vedere com'è la consistenza, se la stampa è a registro, e invece abbiamo scoperto che... Io già acquistavo questi tessuti prima di conoscere il signor Silvio, negli anni dei tempi che furono, da un altro importatore. E invece adesso siamo noi gli importatori, importatore in Europa li compravo, invece adesso noi siamo gli importatori per l'Italia. E sono tessuti di ottimissima qualità, ma non sapendo come li chiamavano, volevamo essere certi. Io prima li compro, questo succede sempre, li testo, li bagno. Perché non vi dico che settimana scorsa, adesso non posso farvelo vedere perché abbiamo un vincolo con Tilda, quei progetti che pubblico tutti i martedì, perché alla fine ci sarà una sorpresa a luglio, quindi come vi ho consigliato questa mattina, pizzica quanto parlo oggi, come vi ho consigliato questa mattina? Anna sta facendo così. Vabbè sì, ma ci sono delle cose da dire. Io ho sempre un sacco di cose da dire. Come vi ho consigliato questa mattina su Instagram, salvatevi tutti i post che escono il martedì di Tilda, quelli con il cuore, con la nuova collezione, perché alla fine, dico un numero a caso, dei 16 blocchi si monterà un lavoro, quindi scaricate la dispensa che vi manda Anna, salvate e salvate il post. Perché leggete? Io non posso leggere. Perché adesso te lo dico, perché Elisabetta ha commentato, ma Silvio come fa a sopravvivere con tutte voi donne? Anche sono due, ma chi li ammazza questi? Cioè, ma chi li ammazza? Pedro dice che sarebbe strano guardare Roberta e fare il blocco giallo. Esattamente, non capiterà, state tranquilli. Difatti mi sono chiesta tante volte, anche in questi giorni, devo fare un blocco per vendere i tessuti del negozio, ma che mi frega, cioè faccio il blocco che mi piace a me con i colori che mi piacciono a me. È inutile che lo faccio per vendere dei tessuti che non mi piacciono, non li voglio vendere, li vende l'Eleonora che sta di là. No. Va bene, ma dovevi finire, il discorso. Il giallo lo vende l'Eleonora, che quando dobbiamo fare gli ordini, di là che mi sta sentendo e faceva la faccia così, che mi dice, mancano i gialli qui. Il giallo, io li faccio azzurri. Ma che bellino questo. Anche il giallo sarebbe stato carino. Una figata. Tornando a noi. Sì, perché non credo che tu abbia finito il discorso sui tessuti che tu provi. Io li provo. Ah, settimana scorsa, prima di partire col progetto, quello dei cuori di Tilda, che mi è venuto in mente da un momento all'altro, sempre perché sono splendida, ho usato i tessuti di Tilda e poi, siccome volevo fare un quilt tutto a cuori con la prima mattonella, ho usato un tessuto bianco che avevo in casa mia, cioè che avevo io, che probabilmente era un retro che avevamo comperato non so dove, ma qui in Italia da qualche parte. Però me ne serviva tanto per completare tutto il lavoro. Faccio il primo blocco, stiro, lo accoppio e non mi viene il disegno. Scucio, ho sbagliato. Faccio il secondo blocco, lo cucio, stiro, ho sbagliato. Faccio il terzo blocco,
Ok, adesso lo misuro. Praticamente il tessuto bianco, quando andava a contatto con il ferro da stiro e con il vapore, si ritirava. Volevo ammazzarmi, avevo già tagliato 250, cioè li ho qui da qualche parte, una mazzetta così di quadratini e di triangolini, tutti disegnati con la diagonale, quando questo tessuto, probabilmente prodotto in India, in Bangladesh o comunque in questo, da quelle parti lì, non teneva la temperatura e il vapore. Volevo morire, avevo già cucito a catena 2000 cuori, adesso li ho tutti scuciti e li sto riciclando per fare le altre cose. Vedete perché è fondamentale utilizzare dei tessuti di buona qualità e provarli, perché inutile che compriamo le cose e poi non le proviamo e quando le vendiamo alla fine succede questo casino. Se fosse stato un retro di un quilt, tutto molto trapuntato, quando andavo a bagnarlo e a lavarlo, essendo fissato, ritira un minimo. Ma nel piccolo, con il vapore altissimo e con il calore alto, in modo da farlo restare piatto perché era un paper piecing, mi ha dato un sacco di problemi. Ritirava addirittura di mezzo pollice su un triangolino così, una tragedia è stata. E quindi avevo la fetta del mio cuore e questo qui che faceva così, cioè si ritirava da tutte le parti. Bene, bene. Ho finito con il test sui tessuti, ciao. Yes. Inizio a farvi vedere la mattonellina. Prima però qualcuno ti ricorda che è un progetto giallo, l'hai fatto una volta, hai usato. Ho comprato anche un paio di scarpe gialle nella vita. È stato l'unico, mi sa, eh? E poi ho comprato anche una giacca gialla nella vita. Basta. 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 Le scarpine gialle ce le ho ancora. Un giorno le vado a prendere a casa questo weekend e ve le faccio vedere, se di camoscio giallo. Chissà se mi vanno ancora bene. Perché è pazzesca questa cosa. Da quando sono ingrassata mi è aumentato il numero di scarpe. Io che nonostante sia abbastanza altina, ho delle scarpe piccolissime perché porto il 36. Adesso il 36 mi è stretto, cioè mi stanno dentro i piedi tutti così. Arriveranno i nuovi colori Tilda Chambray giallo, verde, acqua? Non sono riuscita a trovarli sul negozio online. Oggi pomeriggio. Cioè dovevano arrivare ieri pomeriggio, veramente. Stiamo aspettando la consegna, Samantha. Abbi pazienza, arriveranno prestissimo. Sì. Sempre meglio. Sempre meglio. Ma già ci sono, dice Claudio, che non si possono ordinare. Ma adesso Claudio ve li libera, così li potete ordinare. E se oggi domani arrivano solo gli chambray, ve li possiamo spedire. Ok, risolto. Guarda che tenero che è. Vediamo, vediamo, vediamo. È che non posso alzarvi il tavolo. No. Si riesce a vedere? Ma perché là ce l'ho indietro? Non me lo puoi mettere in tempo reale quel video? Di solito è in tempo reale. Comunque, questi sono i tessuti giapponesi che abbiamo comprato di prova per vedere la qualità, ma già la conoscevo, quindi è stata una cavolatina. Potevamo comprare. Infatti, prima, dopo che li ho tagliati, ho detto al signor Silvio: Silvio, dobbiamo assolutamente guardare tutte le collezioni di questi qui, perché queste micro fantasie, questi fiorellini qua in tutti i colori, ci servono. Non ne possiamo fare a meno. Ci servono proprio. E poi ho detto, e poi dobbiamo contattare il fornitore invece di quest'altro tessuto americano che ho comprato, non so perché, poche pezze, e fa delle cose molto carine. E non so perché non le abbiamo mai comprate. Vabbè, andiamo avanti. Con la Acorn, le microsfere di gel di colla Acorn. Qui stiamo... Che ci semplificano la vita. Qui lavoriamo in diagonale, quindi sono... Questo rumore era la mia pancia che fa gru gru. Sembra sempre che non mangio abbastanza, eppure. Beh, dice Lisa che secondo lei sei dimagrita. E sembri dimagrita. E ti sembro proprio dimagrita. Beh. Solo i piedi sono ingrassati. No, sono tutta ingrassata. Cioè, non vi faccio vedere una cosa brutta perché sono mortificatissima da questa cosa. Siccome i pantaloni non mi si chiudono più in vita, te lo giuro, ho la cintura col pantalone aperto, così non c'è problema. Il pantalone, dopo te la faccio vedere, il pantalone sta sullo stesso e
basta. Va bene. Quindi dimagrita? Direi di no. La metto su tutti e due i lati, così mi porto avanti con il lavoro. Però di questo libro prima pensavo, mentre studiavo i progettini, vorrei fare tutti i cuscini di questo libro. Sì. E poi esporli tutti in negozio, perché sono veramente, credetemi, veramente carini. Molto, molto belli. Poi vederli tutti insieme e secondo è ancora me fa... più bello. Allora, è così. Mi raccomando, le punte devono uscire sempre. E adesso vado a cucire a un quarto di pollice. Tolgo un po' di questa fuffa che c'è qua in giro. Mettiamo un po' di musica. Metto la punta. Non so che musica, però sta ballando il signor Silvio. Anche Lavinia usa quella tecnica coi pantaloni. Non sei l'unica. Però ero mortificatissima questa mattina, ero talmente depressa che non volevo scendere a lavorare. Ho detto basta, cioè io questa vita non la posso fare, adesso vado a comprarmi dei pantaloni. E che i negozi sono chiusi, li posso comprare solo online. È difficile comprare i pantaloni online. No, quelli che avevo su ieri, difatti ho detto adesso mi collego e li compro uguali in tutti i colori. Li ho comprati anni fa, ma... Sì, ma dico, azzeccare il modello che ti sta bene senza provarlo è difficile. No, per me no. Per me sì. A meno che io i pantaloni, Claudio, non li abbiamo mai perché Claudio è quello che si occupa di rimandare indietro tutta la roba che compro online, che regolarmente non mi piace. E quindi, ma i pantaloni invece di solito rimandiamo indietro le scarpe, i vestiti, i reggiseni, le mutande, tutte queste cose qui, ma i pantaloni no, perché adesso vorrei comprarmi una camicia di jeans da mettere quei pantaloni bianchi perché mi sento estiva. Bella la camicia di jeans. Che movimenti Danca Bilenca. Cioè, adesso vi riprendo il signor Silvio e lo posto che sta ballando. Potresti. Ma pensa ai nostri concorrenti cosa pensano. Che siamo una gabbia di matti. Che sappia come ci divertiamo. Cioè, vorrei farti vedere alcuni nostri concorrenti come sono. E poi immaginateli ballare dopo. Così sonda. Scusatemi. Ho lasciato le puntine fuori. Ok, non le tagli quindi. Dopo. Cosa ci raccontate voi? Come state? State bene? Ballate anche voi. Ballate anche voi. Mettete la musica che risolleva lo spirito. Domenica sono andata al brico perché ci mancava sempre qualche cosa per fare. E siccome sono doppata e gasata con questa storia del quilting day e di tutto quello che... le cazzate che mi vengono in mente, sono andata e al brico vendevano le luminarie, quelle fatte a forma di lampadina da mettere fuori nei giardini d'estate. E ho detto, vabbè, metti che poi non le troviamo più. Le compro. Me ne compro, è che non sapevo la misura. Siccome si possono giuntare, allora bisogna prendere la misura qui, Anna, quando torni, di dove metterle. E dopo prendiamo tutta la misura per vedere quante ce ne stanno. Compro. Ma le troviamo di nuovo al brico, sì, non vanno esaurite. In una settimana a Pasqua che è tutto chiuso, cioè la gente si impicca con le luci, secondo me. No, però anch'io volevo comprare una lucina di quelle da mettere fuori in terrazzo. Mi hai dato una bella idea, grazie. Queste vanno a corrente. Ah no, io ho bisogno di quelle che vanno con il pannellino. Sì, è come quelle solare che ho qua fuori io, non funzionano. Grazie. E guarda i vasetti che fuori, non si sono mai illuminati. Magari sono dei vasetti sciocchi. Io ho bisogno di una cosa. Sono costati anche tantissimo quei vasetti sciocchi. Perché ci ho impiegato un po'. La Daniela diceva che non si illuminavano perché non era inverno e il pannellino solare non si... C'è Maura che ha fatto un saltino qui per salutarci. Ciao Maura. Ciao Maura. E insomma, dobbiamo comprare delle luci. Bello, secondo me sì, per fare una festa.
Che bello, quanto mi piace fare le feste. Anche a me. Allora, vedete, qui ho lasciato fuori tutte le puntine, adesso vado a tagliarle. Taglio, si vede? Queste ma voi la sentite la mia pancia che fa come il vento? Sibila! Spero di no, che non la sentano. Non deve essere così potente questo microfono. Già dicono che a volte non sentono quello che diciamo. Se si sentisse la tua pancia, saremmo a posto. Sembra? Doveva ballare. No, secondo me sembra un film dell'orrore. Grazie Alessandra, vado a vedere. Scusa, rifai la mossa che ballavi? Ok. Grazie Alessandra, andrò a vedere alla Lidl allora le lucine che... Quelle a pannelli? Sì. Elisa. Ricordatevi un attimo solo di metterli sempre paralleli, 1 e 2, 1 e 2, quindi prima i primi due speculari, opposti. Speculari opposti, paralleli opposti, vabbè, uno sopra e uno sotto, uno a destra e uno a sinistra, sempre a coppie, perché se me li mettete che girano potrebbe stortarsi tutto il lavoro. Ah. Elisa, ma vorrebbe vedere il giardino finito. Ha finito stamattina o ieri sera la panchina, adesso vado a mettere fuori le ultime cose e poi arrivo con il mio giardino. È un bijou. È un bijou. Metto prima questi due, prima gli altri due. Come li fanno qui alternati? Fammi vedere. È uguale. È ugualissimo. Quindi metto un po' quello che voglio. Aspetta che qui. Vai, metti quello che vuoi. Ma è troppo bellissima comunque. Per domani vi faccio vedere ovviamente tutto il cuscino finito. Da un giorno all'altro. Anche imbottito? Ma tutto finito? No, solo top. No. Cioè vuoi il cuscino imbottito? Cioè fare la fodera e niente. Fare la fodera e niente e imbottirlo? C'è l'imbottitura. Ok. Se bisogna ti aiuto. No, Anna deve incominciare a imparare a tagliare il tessuto, secondo me. Deve iniziare a imparare a tagliare? Ma questo qui che fai tu o quello che serve per gli ordini? Questo no. Ah, ecco, per fortuna. Da zero. Devi comprare righello, taglierina e piano di legno. Devi comprare, ti ho detto poi. Accidenti. Magari le prove te le faccio fare col mio, non ti preoccupare. No, ma guarda. Va bene. Bisogna imparare a tagliare, così poi mi aiuti anche a fare questo. Sì, no, una cosa alla volta, Però stai imparando un sacco, dai. Un sacco di cose. No, sto imparando un sacco di cose, anche perché devi considerare che quando sono arrivata 2 mesi fa io non sapevo niente. No, sto imparando anche un sacco di cose sui social che ti insegno. Diventerò un mago della fotografia, prima o poi. Va bene. Abbiamo speranza. Sì, dai, abbiamo speranza. Che cosa usi come retro di questo cuscino? Hai già pensato che tessuto? Mi sa il bianco a fiorellini. Perché l'azzurro è un po' troppo scuro. Sì, mi sembra che il bianco sia più neutro, vada meglio per un sacco di cose. Quindi lo stesso fiorellino che hai davanti usi per fare il retro? Secondo me sì. No, il rosso è troppo chiassoso. No, anche a me. Ricordatevi di tenere sempre il lavoro bello pulito dai figli, mi raccomando. Mi è scesa la voce per un secondo. Dove è andata? Non lo so, a casa. Paola dice che prima ho bisogno della squadra per fare la mattonellina dell'amicizia. Quella gliela presto. L'ho prestata anche alla Telmelise, la mattonellina non l'ha mai fatta. Vorrei sapere invece dove è finito il mio righello piccolo, perché mi manca. Magari c'è la casa alla Telma. Quale righello? Per fare la bambolina. Chiedete alla Telma, chiede alla Roberta in diretta, mandatele un messaggio su Instagram. Ma la squadretta piccola del paper piecing ce l'hai a casa tua? Non ce l'ho più. Perché c'era una squadretta sotto la rivista? No, è come questa, però grassa e corta. Piccolina così. No, non l'ho mai visto. E poi anche così rosa ce l'avevo, non ce l'ho più neanche così rosa. No, mi vendono le mie cose, io non so più niente. Disastro. Guarda, se devo dirlo, mi ero messa via un sacco di metri di tessuto di tilda dell'ultima collezione, per me personali, non da vendere nel negozio.
arrivato un ordine, hanno raspato fuori la mia roba. Depredata. Depredata, sì. Non è carino. Guarda il massimo. La butto il massimo. Che succede qua? Grazie. Mi dà bei consigli. Che attento osservatore. Un po' di musichina. Adesso balla di nuovo. Non so se va bene mettere la musica, ho pensato. Tu mi hai detto di mettere la musica. Non l'abbiamo mai messa prima. Almeno con me. Ma. Siete vive? 118 spettatori. 96 mi piace, siamo un pochetto dietro. Se vi sta piacendo il video, vi invitiamo a metterci un like. Assolutamente sì. Oh, ho sbagliato. Non vedo l'ora di utilizzare questi bei tessutini primaverili per fare un progettino patchwork. Bellissimi, ma ti piacciono quelli lì invece che ho tirato fuori? Sì, ma quelli cose li avevo già viste. Già viste. Però molto carine perché li possiamo mescolare. Domandina. Le stoffe Acufactum sono arrivate? E un po' sì, un po' no. Suppongo fosse Acufactum, anche se Elisabetta mi ha scritto un'altra cosa, ma io ho interpretato. Allora, molte sono arrivate, dipende lei quale voleva. Quale volevi, Elisabetta? Perché... Ma sono sul sito. Sono tutte pubblicate sul sito. Se la trovi pubblicata, facci sapere. Se non la trovi pubblicata... Perché magari qualcosa abbiamo finito e deve tornare. Ah, ecco. Allora, non le ho mai volute comprare le stoffe Acufactum, devo essere sincera. Grazie alla mia amica Maura, invece lei ha detto, no, comprale, vedrai che sono belle, vedrai che le venderai, vedrai. E siccome noi siamo rivenditori Acufactum, perché vendiamo i libri, i nastri e tutte le altre cose, no, guarda, non mi piacciono, non sono i disegnini, poi le mie signore non le vogliono, ho un sacco di menate. Grazie Maura che ce le hai fatte comprare, perché le abbiamo vendute tanto e... No, contenti. Io sono siamo dei ribambiti noi. Stupite di come sono belli i nastri. I nastri della Acufactum sono stupendi. Sono mi fanno delle piccole opere d'arte. Sono un'azienda pazzeschi. Che non è la Acufactum, ma si avvalgono di una vecchia azienda tedesca che li fa ancora con i telai di legno di una volta. Cioè, una roba stupendissima. Con i telai di una volta, quindi sì, sono sì. Una cosa azzurra. Super artigianale. Super artigianale, super bella. Che fantastici. Sì. Molto, molto fantastici. Elisabetta, interessavano il tessuto rosa e azzurro. Oddio, sono tutti rosa e azzurri. Elisabetta, dai. Sì, un pochino più precisa. Poi vai sul sito, guardali da sola, perché sono tutti rosa e azzurri, sì, a parte uno rosso e uno grigio. Due colori ci sono, in fantasia o no? C'è sono fantasia, la riga, il blu, le bamboline, i soffioni. Vabbè, azzurro è un errore di battitura. Azzurro con le fatine e quello rosa con i fiori, credo. Vabbè, anche lì. Non lo so, quello ce lo dice Claudio se ci sono. Hai già controllato sul sito? Perché sennò vado a cercarlo anch'io. Perché qualcosa era finito, ma dobbiamo scrivere, telefonare e riordinare. C'è, mi dicono da Maura, dice che c'è azzurro con le fatine. Pensa, anche Maura. Ah, c'è Maura. Sì, ecco. Maura. Hai sentito? Grazie alla Maura ho comprato questi tessuti. Che un giorno ha detto, senti, ma mi piacerebbero tantissimo questi tessuti Acufactum. La conosci questa ditta? Certo, siamo rivenditori Acufactum. Veramente. Sai, io li compravo in Germania, ma basta che mi chiedi quello che vuoi. Ma posso chiedere tutto quello che voglio? Sì, come a Gesù Bambino. Sì. A Babbo Natale. Come a Babbo Natale. E così abbiamo fatto. E li abbiamo venduti.
Nel frattempo, io in chat vi ho anche messo il link del kit del progetto che stiamo realizzando, o meglio, che io non sto facendo niente, che sta realizzando Roberta. Quindi se vi fa piacere realizzare il cuscino, avete anche il kittino già pronto. Brava! Che soddisfazione, dice Maura, grande, mi hai accontentata. Ma certo! Veramente Maura, pure i tessuti di Tilde li comprava in Germania. Adesso dico no. Niente. E adesso non più. Prima di conoscere me. Eri una persona sconosciuta, adesso sei una persona conosciuta. Sì. Prima non mi conoscevo. Come siamo? A che punto siamo lì? Io intanto che scrivo. Ho quasi finito la mattonellina. Quasi finito la mattonellina, yes. Qua ho già fatto tutto. Cioè, siccome arrivare fino alla fine di aprile con i video sarà dura, io vi faccio vedere delle mattonelline veloci tutti i giorni. Poi chi lo sa già fare porta pazienza. Poi magari un giorno c'è un progetto che uno non sa fare, perché cerco di farvi fare un po' di questo e un po' di quello. Oggi, ad esempio, avremmo voluto farvi fare un progetto di cucito creativo, ma non abbiamo avuto tempo per prepararlo, quindi magari sarà per un altro giorno. Ce lo teniamo buono al caldo. Ce lo teniamo buono al caldo, esattamente. E c'è Maura che diceva, appunto, ma io non ti conoscevo ancora, Stelin. Come si usa dire in Veneto? Stelin. Non vediamo l'ora di aprire le regioni per andare dalla Maura in montagna. Perché con la Maura abbiamo detto che siccome abbiamo pappato un sacco, però pure la Maura non l'ha preso il cortisone, quindi non so, si è mangiata un sacco di panettone a Natale, quest'anno potremo andare solo in montagna, che mi piace un sacco la montagna proprio. Perché il costume da bagno non lo posso mettere. In questi giorni guardavo i costumi da bagno, quelli che ho non sono più della mia taglia. E comprane uno nuovo e fregatene. Sì. Semplice. Due cose belle. Uno, ne compri uno nuovo. Due, te ne freghi. Tre, vai in spiaggia. E vai. No, c'ho delle cosce bruttissime. Chi se ne frega, mica staranno tutti lì a vedere le tue cosce. Me le guardo io e sono bruttissime. Tu non guardare. Fai il bagno. Sono orripilantissime. Dai. Con la cellulite bianche. Vuoi fare col burka? No, non ci voglio andare. Col burkini? Non voglio proprio andare al mare. E allora ti becchi la montagna. Sì, tanto c'è la mia amica Maura. Ho detto che dove è la casetta lì in montagna ci sono pure degli alberghetti, quindi vado lì e sto lì con lei a cucire. Beh, mi sembra comunque un bel progetto. Sì. E me ne frego. Secondo me Paola non è contentissima che noi chiacchieriamo di tutte queste cavolate, perché lei le deve tradurre. Scusaci Paola. Intanto è troppo tenero con questi tessuti. Vorrei solo sapere se dopo Claudio mi dice se questo tessuto... Dai, va che carina che è. Adesso monto le tre mattonelline del cuscino e così siamo a posto. Allora, questo blocco è intervallato da un altro blocco. Faccio vedere nella fotografia perché lo schema non è carino da far vedere. Eccolo qua. Lo vedete? Questo è quello che abbiamo fatto noi adesso. Mm-hmm. Questo invece sono due triangoli e un quadrato composto. Quindi con i triangoli quelli grandi, sia di un colore che dell'altro, fate semplicemente il quadrato composto da quattro triangoli. Una cavolata. Che ore sono? Sono le 16:22. È troppo tenero. Siete contente? Sembra di sì. Sì. Comunque. Bene, adesso io vado avanti a fare gli altri. Quanti sono? Quanti... mattonelle. Allora, di questo colore ne devo fare 4-5, poi ne devo fare altre 4 dell'altro colore e poi ne devo fare 4 del quadrato formato da 4 triangoli. Okay. Vabbè, un attimo e le faccio. Bene, qui
quindi siamo arrivati siamo alla fine. Sì, era per far vedere questo sistema molto domani facciamo vedere il cuscino finito. Sì, ok, quindi seguiteci anche domani, così vedete. Vado a trapuntare adesso, vado a finire gli altri, poi gli do una trapuntatina veloce, lo monto, è finito. Wow, così proprio. Eh sì, come sei veloce. Perché la Maura mi dice sempre, devi fare dei progetti semplici, perché devi far vedere anche le cavolate, come si fa la fragolina di Tilda, come si fanno le cavolatine di Tilda, perché non tutti. L'altro giorno la mia amica Maura mi manda un video, lo guardo e penso, mi sta mandando, di una che faceva un sacchetto con la pulisse, e lì sotto ha scritto, vedi questo video e adesso tu mi dirai dietro tutte le brutte parole, ma c'è tanta gente che la pulisse non la sa fare, quindi tu devi far vedere anche le cose semplici, non solo le cose di patchwork complicate, faremo anche le cose semplici, ma non so mai cosa scegliere di cose semplici da farvi vedere, è difficile per me fare una cosa tipo il sacchetto con la pulisse. Vabbè, no, possiamo pensarci. Ci pensiamo, Maura. Una volta si può fare una cosa semplice. Allora, Maura, chiama la Anna, così facciamo un elenco di cose semplici da fare. Mandami tutte le cose semplici che secondo te sono da fare. Così. E io man mano le propongo a Roberta nelle prossime dirette. Una volta la facciamo facile e una volta la facciamo un po' più impegnativa. Sì. Così accontentiamo tutti. Assolutamente. Questo tessuto qui è stupendo, di questo colorino qua azzurrino. Devo metterne via un pezzetto prima che vada smarrito. Claudio, ti do un codice. Controlli se per caso è inserito. Puoi dire anche a lei, eh? Ah. FL 01-4. Sì. Come si chiama? Si chiama Louis e Irene Flo's Little Flower. Sì, è inserito sul sito. Quindi se vi piace, anche a voi ne volete un pezzettino, digitate il codice FL01-4. È stupendissima questa bacchetta. Guarda nel video come riflette bellissimo. Puoi inquadrarla da vicino, per favore? Alla Maura piacerebbe tantissimo. Vabbè, che ve lo trovo lo stesso, però dovete scrivere Flo 01, no, Flo 1-4, scusate. Ma non è O, è 0? No, no, è O. Posso assicurarlo. Va bene. Flo 1. È Flo, dice Claudia, perché sta per Little Flowers. Esatto, Flo's Little Flowers si chiama. Molto carino. Vabbè, vi metto anche il link, così non ci sbagliamo. Signor Silvio, va un attimo, dobbiamo salutare. Dove vai? Aspetta un attimo. Bene, se vi è piaciuto questo video, se vi fa piacere passare un po'... Cosa dice Claudio? Non lo so, ma ho capito Claudio, non ti preoccupare, grazie. Se vi è piaciuto questo video, se vi piace stare in compagnia con noi un'oretta al pomeriggio, mettete un like a questo video. E soprattutto condividete, perché state condividendo due ogni pomeriggio e una di quelle che condivide è Paola, quindi. Grazie Paola per le traduzioni. Sì, grazie per le traduzioni. Condividete, 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 mettete il like e ci vediamo domani, sempre verso quest'ora. Chissà che cosa proporremo domani, non lo so, devo pensare. Intanto finisco questo cuscino, così lo vedremo realizzato come... Questo, mi metto a forma del... bella statuina con... non riesco, cioè, ecco, così sono come la statua della libertà, così sei centrata. Bene, grazie per essere state con noi anche oggi. Prima di chiudere tutto, diciamo tutti assieme la nostra solita parola magica: cucite, 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 cucite. E grazie, mettete il